Di nuovo in diretta, sempre in diretta, Focus con Rete Veneta, parliamo di elezioni, ovviamente di politica, ma di tanti argomenti che fanno parte di questa campagna elettorale, i profughi, le tasse, il lavoro, parleremo ancora del lavoro. Maria Gomiarato, allora, voleva dire... Sì, io volevo fare un intervento sul servizio che ha aperto questa trasmissione, quando il nostro governatore Luca Zaia diceva: ma io Palazzo Balbi lo venderei e andrei fuori in una struttura moderna, tecnologica, con tutti i servizi, con tutte le caratteristiche. Beh, io sinceramente ci penserei molto prima di prendere una decisione di questo tipo. Perché? Perché il Veneto, il nostro Veneto, ha come caratteristica peculiare quella di avere delle città che hanno un centro storico, e nel centro storico le città hanno visto nascere e crescere le loro funzioni. Le funzioni di una città la tengono viva, e spostare funzioni dal centro, dai centri storici, alla periferia rischia di mettere seriamente in crisi non solo il centro storico come qualità della vita, ma proprio la residenza, gli altri servizi, tutte le attività commerciali, di accoglienza, di ristorazione, che in qualche modo ruotano intorno anche ai servizi pubblici, anche alle funzioni pubbliche. Ormai per cui permetto di dirlo, da residente a Venezia non ruota più niente, solo il turismo ruota, perché non c'è più niente, se anche perdiamo la regione, però... ormai è una valle di lacrime. Guarda. Allora sì, ma proprio per questo, se spostiamo anche quel poco dice, che è rimasto solo quello, di vita cittadina, istituzionale, di servizio alle persone, veramente allora diventa una Disneyland. E invece Venezia deve essere una città viva. I nostri centri storici sono bellissimi proprio perché hanno vita. Nel momento in cui tu sposti i servizi, anche Treviso, il nostro capoluogo di provincia, ha sofferto tantissimo e sta soffrendo proprio perché sono stati spostati servizi essenziali, servizi ai cittadini, come la provincia, come la questura, la situazione a Piani piuttosto che Sant'Artemio, hanno svuotato il centro storico e la città sta ancora soffrendo. E questo vuol dire anche posti di lavoro, e non pochi, vuol dire vita per le persone, vita di relazione. A proposito, secondo me non è la sede della giunta regionale è che un fa discorso, non è la sede, ma è no, uno è un dei segnale, servizi. È un segnale, sì, ma ha fatto un discorso di non si dismette. Forse, ecco, credo non conosciate il fatto che la regione ha diverse sedi e che sono costosissime, e una razionalizzazione delle risorse, che sono notevolmente più scarse rispetto a un tempo, e portando il tutto, guardate cosa ha fatto la regione Lombardia, cosa ha fatto il Pirellone, no? E ha fatto in modo da permettere ai cittadini che vogliono affacciarsi alla regione per vedere risposte di poter avere una risposta subito, immediata. Se una persona, un cittadino, cerca di avere qualche risposta dagli uffici della regione, alle volte passa tutta la mattina a cercare la sede giusta all'interno delle Calli. Allora Zaia ha fatto un discorso intelligente dicendo: è opportuno valutare l'opportunità, scusate il gioco di parole, di riuscire a razionalizzare. Un altro albergo, mi fate un po' specie voi tosiani, perché parlate di Zaia come se fosse un estraneo che avete conosciuto solo via internet. No, mi scusi, guardate, ha visto che io la vengo nonostante la storia democristiana. Benissimo, adesso vi presentate con la lista Tosi. Quando prima diceva il direttore che non è rappresentata a sinistra, io ritengo non sia vero, perché i due competitor che si giocano la regione sono Moretti e Zaia. Non è certo Tosi, che è valutato dal 6 all'8%, ma mettiamo 10 se arriva un terno all'8. Allora sappiamo perfettamente che tutti i voti che vanno a Tosi e ai suoi satelliti non fanno altro che portare via voti a Zaia e quindi favorire la Moretti, cioè la sinistra. È matematico il fatto che, nonostante tutti i bei discorsi che facciate, tutti i voti che vanno, so di indispettire, adesso sono accerchiato da tosiani, quindi mi aspetto adesso una reazione furiosa, però dico semplicemente la verità, perché in Veneto, siccome la legge regionale del Veneto dice che non ci sono ballottaggi,
In Veneto vince chi prende un voto in più. Allora, se un po' di voti se ne vanno con i grillini, pochi fortunatamente, un altro po' di voti se ne vanno di qua, di là, quel che sia, il partito che corre il rischio di diventare il più grosso è il partito di coloro che non andranno a votare, perché i sinistri hanno pensato male, ma hanno pensato nella loro strategia di individuare la data delle elezioni il 31 di maggio. C'è il ponte con il 2 di giugno, l'elettorato di centrodestra purtroppo storicamente è più attratto dalle spiagge che non dalle urne. Questo cosa comporta il fatto? Se poi una parte dei voti di centrodestra vengono ibernati votando Tosi, che non ha nessuna possibilità di vincere le regionali, questo comporta il fatto che agevoliamo la Moretti, che non vince perché è brava lei, vince per le divisioni del centrodestra, perché se si fossero presentati tutti uniti nel centrodestra avremmo avuto una vittoria sicura. Invece, frammentando il fronte del centrodestra, non facciamo altro che favorire la Moretti. Allora io credo che Moretti avrà tante qualità, avrà tante qualità, però non mi sembra che abbia le qualità per poter governare una regione come Veneto. Mi sembra, però adesso ho premesso che sapevo di stuzzicare voi tosiani. Che dite? E finisco, scusate, finisco dicendo. Allora, ci si lamenta di quello che è successo in giunta regionale, ma avevate il vicepresidente della giunta regionale che è Giorgiato, avevate assessori. Volete che parliamo della sanità, che è sempre stata in mano a prima Tosi da assessore regionale e poi tutti gli assessori regionali erano stati nominati da Tosi? Volete che parliamo della sanità? Volete che parliamo di project finance? Volete che parliamo di project finance? Volete che parliamo delle scelte del project finance? Una cosa alla volta. Non volete parlare del project. È semplice. Io sarei dell'avviso di parlare di queste cose. Perché la gente pensa che votando d'Italia, la gente, ti piace fare, io ti ricordo che io ero Alleanza Nazionale, sono stato eletto in Parlamento Europeo in quota Alleanza Nazionale nel Popolo della Libertà, ecco. E attualmente sono candidato in Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale. Io sono coerente. Bene, parliamo di quelli. La mia provocazione è non parlate di Zaia come fosse un marziano. Perché eravate leghisti, eravate leghisti. E adesso sembra che siate alleati del PD, tanto sappiamo qual è l'accordo. Sappiamo tra Tosi e Amoretti, sappiamo qual è. Sappiamo qual è l'accordo. Allora se tu sai tutto, vieni qua da solo e fai tutto tu. Ma vedi che parli, lascia che si confrontino le persone e non parlare sempre sopra. Allora, la rottura del centrodestra nel Veneto è stata causata da un milanese che si chiama Salvini, che è venuto qua e ha mandato a casa il segretario nazionale della Lega Nord, Liga Veneta, e la classe dirigente della segreteria eletta democraticamente dai militanti della Lega attraverso dei congressi. Da là parte questa azione. Che tu è un'azione democratica. È un'azione per piacere. Che Tosi non parlare, ma lasciatemi concludere un ragionamento. Ma non parli più neanche tu, perché mi metto io grida. Allora, il ragionamento parte che la segreteria del Veneto, della Liga Veneta, viene decimata da Salvini. Parte un ragionamento dove tu sai bene che la lista Tosi non si presenta contro qualcuno per far dispetto a qualcuno, non ha nessun accordo, ma c'è un progetto politico ben preciso. Ma se mi presentate per far perdere Zaia, ma cosa dici? Ma che è frutto dell'accordo di Moretti? Ma cosa dici? Fatti comunicati stampa insieme. Ma
vergognatevi, ministri, vergognatevi, perché voi non lasciate neanche parlare e tu non parlerai più da adesso in poi, perché ogni volta che apri la bocca finalmente vi siete incazzati. Non è maniera di parlare, quando diciamo la verità vi incazzate. No, due sono falsità, sono bugie, come sempre sono bugie, se non vuoi non sai neanche cosa dici. Se non vuoi morire Renziano, di morire democristiano come te, la tua Meloni, meglio avere a che fare con i meloni che non con le zucche come fai tu, meglio i meloni che le zucche come i tuoi. Ti ringrazio, stai tranquillo che gli italiani sanno, non sto qua a democristiano, tranquillo che gli italiani sanno scegliere, stai tranquillo. Scusate, Barbizan, si parla di Lega, quindi facciamo parlare anche Barbizan. Praticamente mi dispiace dire che ciò che ha detto il presidente Muraro prima è totalmente falso. Perché dimmi cos'è falso adesso. È falso che sia stato falsato un procedimento democratico all'interno della Lega Veneta. Il segretario Tosi aveva tutto l'interesse di spartire poteri e poltrone all'interno della regione, pilotando le candidature dei consiglieri regionali. Questo è quello che voleva fare. Questo è quello che per fortuna non è riuscito a fare. Tu sei da denunciare con queste affermazioni. Perché lui sta mandato a casa un segretario eletto democraticamente perché si è comportato Tosi con gli altri che gli hanno insegnati tutti. Ma cosa fanno? Ma tu cosa sai della Lega? Che sei un ex eletto, cosa sai della Lega? E allora non parlare, e non parlare della Lega, non parlare della Lega. Io ti ho detto che chi vota Tosi vota per la Moretti. Ma non parlare della Lega allora, no, non parlare della Lega, no. Presidente, chi vota Tosi vota per la Moretti, questo ti ho detto, non della Lega. Lascio i leghisti parlare, non gli ex leghisti. Scusa un attimo, presidente Muraro, che io ho votato a differenza di molti suoi compagni di partito oggi, che io ho votato. Certo. Ecco, quando i milanesi però le facevano fare il presidente della provincia, lei non diceva nulla, anche le andava bene. Questa è una falsità, perché tu stai giocando mescolando. Dimmi quando i milanesi a me mi hanno fatto fare il presidente della provincia, sono stati il 59% di cittadini di Treviso che mi hanno votato, quelli mi hanno fatto fare il presidente, non i milanesi. Lo stesso succederà al governatore Zaia. Voi avete mandato a casa una classe politica della Liga Veneta per discapito dei milanesi, è per quello cielo, che c'è stata la repubblica. Ah, perché siete milanesi e non siete veneti. Allora andiamo da Busetto, Indipendenza. Resto da un lato allibito dalla vostra animosità, perché proprio mi rendo sempre più conto che noi siamo veramente avulsi la passione politica, dal lato ce la mettiamo anche noi, gazebo, manifestazioni, serate, la passione. Chi conosce Indipendenza Veneta sa la passione che ci mettiamo, ci autofinanziamo, stiamo fuori tutte le sere, lavoriamo di giorno e la sera. Io ho fatto più di 50.000 chilometri in un anno per anche fare serata. Anche noi. Quindi, sì, ma sa, magari lei era un onorevole europeo. I Fratelli d'Italia si autofinanzia, ecco, quindi non abbiamo alcun finanziamento. Quindi, siamo sulla stessa barca, allora capisce bene che cosa dico. Certo. Io vorrei ritornare un attimo indietro al servizio, all'ultimo servizio prima dello stacco pubblicitario, dove si parlava della candidata del Francesca Zaccariotto, candidata a sindaco, che dice di rompere con la consuetudine, col vecchio. Io resto allibito quando vedo queste interviste, perché sappiamo tutti che il primo apparentamento che ha fatto è stato con Zanetti, che è il sottosegretario del governo Renzi. Quindi, ma la coerenza, la credibilità che noi di Indipendenza Veneta, per esempio, ci siamo fatti, e piuttosto che accettare il compromesso abbiamo deciso di correre da soli. Queste persone sanno che cos'è, cioè quando rilasciano un'intervista così credono che veramente gli elettori non capiscano, non leggono i giornali. Se si sono alleati con un sottosegretario del governo Renzi, ma viva Dio, ma sanno veramente le parole che ci sono? Sanno chi si trovano a fianco? Cioè, questo io mi domando, è come chi si trova a parlare di indipendenza a fianco a Fratelli d'Italia, Forza Italia, queste figure qui. Noi non abbiamo accettato questi compromessi, benché so benissimo che
l'onestà di Berlato sul referendum è storica, l'ha sempre testimoniato. Questo spezzo una lancia a suo favore. Però noi per coerenza non abbiamo accettato queste cose, abbiamo deciso di correre da soli per questi motivi qui. Quindi trovo assurdo che veramente si dica rompiamo col passato e poi a fianco c'è un sottosegretario del governo. Beh, insomma, allora, assurdo. Scusate, due notizie importanti. La prima, un infermiere di emergency che è risultato positivo ad un virus e quindi è stato subito ricoverato sotto osservazione. L'altra invece una buona notizia, 8 bandiere blu al Veneto. Vediamo sul lavoro cosa dice il presidente dei giovani industriali di Padova e poi riprendiamo con Leopoldo Bottero e con tutti gli altri ospiti. Io non l'associo al Jobs Act, questo lo associo più che altro forse più che alla legge di stabilità, alla defiscalizzazione, ma non è che il Jobs Act però serve, mi auguro che verrà utilizzato, se le cose continuano ad andare così noi assumeremo e il Jobs Act sarà utile. L'incremento del 24% nelle nuove assunzioni emerso dai dati IMSS è un dato confortante, fa sapere il presidente dei giovani industriali padovani, Rodolfo Cetera. Non è però, secondo lui, solo frutto del Jobs Act, ma delle defiscalizzazioni inserite nella legge di stabilità. Resta il fatto che la riforma del lavoro voluta dal governo Renzi è sempre, secondo Cetera, una buona legge che ci avvicina al resto del mondo. Ma cosa è necessario perché ci siano nuove, reali assunzioni? La ripresa economica, questo è fondamentale, cioè tutto il resto sono condizioni al contorno che possono facilitare le assunzioni, ma le imprese devono pensare di poter investire, pensare di poter riprendere a vendere. Polemica invece la CGIL sui numeri dell'INPS. Non ci troviamo di fronte a una svolta vera, ma a un grande regalo alle imprese e a meno diritti per i lavoratori, dice il segretario confederale Serena Sorrentino. Io proprio mi dissocio fortemente da questo dualismo che secondo me deve essere superato in maniera forte e decisa. Le imprese sono sempre state da anni in grande difficoltà. Questo si riversa anche in una difficoltà nei lavoratori, dobbiamo lavorare insieme, gomito a gomito, cercare di far andare le cose meglio, non sempre chi è più fortunato, siamo tutti disperati, speriamo che le cose ripartano invece. Allora, servizio di Francesco Rattai, mandiamo la Fornero a lavorare, basta andare a passare il tempo al governo, mettiamola a fare i turni compresa la notte, si pentirebbe di ciò che ha fatto. Leopoldo Bottero. Ma se poi lavora di notte si fa male, che non è abituata. Diciamo un'altra cosa, che quello che ha detto il presidente degli industriali in parte è vero, come è vero quello che dice la CGIL, cioè c'è un fenomeno legato al Job Act, sono diversi casi di licenziamento in attesa di riassumerli senza pagare i contributi, c'è poco da fare, specialmente chi fa un lavoro che non ha bisogno di personale qualificato. Quindi il Job Act è stato uno strumento di risparmio dei contributi e non so come pagheremo le pensioni. È vero quello che dice il presidente dei giovani industriali, il problema non si risolve con i giochetti e con le caramelle, ci vuole una ripresa dell'economia. Se non riparte la domanda interna, visto che sull'export non andiamo male, è un bel problema. Ed è un bel problema perché non basta il turismo è importante e dà, diciamo, un surplus, ma se non parte la manifattura siamo col culo per terra. E per far partire l'economia il meccanismo è molto semplice, l'ha insegnato Roosevelt molti anni fa, se non c'è domanda privata ci deve essere domanda pubblica. Un Veneto indipendente avrebbe 19 miliardi di surplus e potrebbe far ripartire, tra le altre cose, oltre alla riduzione delle tasse, tutti gli interventi, tutte le infrastrutture di cui parlava prima anche Muraro. Poi ci sono quelli che fanno un po' di terrorismo, dice il Veneto è troppo piccolo, sarebbe un po' più grande dell'Austria, della Finlandia, della Danimarca e non è detto che deve essere isolato, perché poi si fa credere quello che non è, nel senso che un Veneto che diventa uno Stato indipendente, che avrebbe l'Italia come primo partner e dentro l'Europa, farebbe la sua figura. Riguardo un'altra cosa che si dice del Veneto, che non è solo del Veneto, che è la cementificazione. Io, come si dice, sono molto preoccupato perché c'è ancora tanta voglia in giro di cementificare. Mi ricordo che la prima volta che ho perso una votazione ero un giovane consigliere comunale e ho perso 19-1 sul piano regolatore che prevedeva in un piccolo comune 4 zone industriali. No? Allora, e poi questo lo paghiamo perché, guardate, le leggi dell'economia non hanno bisogno di essere rispettate, si fanno rispettare da solo, si vendicano se uno sbaglia. Quindi il sistema che abbiamo adesso, poco infrastrutturato, la dispersione delle aree
industriali, nessuna area che faccia da centro di attrazione, ogni paesetto ha la sua area industriale, ha portato una debolezza economica insita nel sistema. Non abbiamo parlato stasera di una cosa che è molto importante, a parte i soldi, perché per esempio, come diceva l'ex sindaco di Castelfranco, che la signora Gomilato, le scuole abbiamo dovuto rinforzarle, attenzione, il terremoto c'è e i soldi con i quali dovevamo usare per rinforzare i nostri plessi scolastici ce li hanno rubati una bella notte e sono tutti quanti a Roma alla Cassa Depositi e Prestiti intoccabili. Questo a casa mia si chiama furto, perché quando sono venuti in Roma a casa mia mi hanno fregato 500 euro, per carità, io insomma se me li lasciavano erano meglio, però quello che mi ha fregato Renzi l'altro anno è di più, anche a livello personale facendo la quota. A Castelfranco i 21 milioni che hanno fregato e che potevano servire per esempio per mettere a posto le mura se uno non sapeva cos'altro fare, sono spariti, no? Bloccati dal patto, sì, bloccati i pagamenti, appalti eccetera. Allora noi siamo vittime di un regime di tipo coloniale, se non l'abbiamo capito studiamolo un attimino e guardiamo le cose in maniera disincantata, cioè se non riparte l'economia tutto il resto sono pannicelli caldi, e per far ripartire l'economia oggi che non c'è domanda privata deve ripartire la domanda pubblica, abbiamo bisogno di infrastrutture, il porto più comodo per quelli di Montebelluno è ancora Rotterdam, ragazzi, così non si va da nessuna parte. Allora Pancera. No, sul Job Act, se io vuole. Sinceramente sul Job Act avevo le idee chiare fin dall'inizio e purtroppo i dati ci dicono che ci sono stabilizzazioni, ma l'economia non riparte, sì, col Job Act. Esatto. L'economia in Italia può ripartire se c'è una grande riforma fiscale che ridia fiato alle piccole e medie aziende. Questa è la sfida che i nuovi governi devono fare. Se non lo capiscono, l'Italia non può ripartire, l'Italia non è l'Italia delle grandi imprese, le grandi imprese in Italia sono il 3%, il 97% c'è piccola e media impresa, la piccola e media impresa oggi soffre perché ha un costo del lavoro che è sproporzionato alla competizione europea rispetto agli altri paesi, sappiamo che si pagano delle contribuzioni che sono totalmente non adeguate rispetto a quanto poi il lavoratore percepisce, per cui c'è il doppio danno che noi eroghiamo tanto al lavoratore, il lavoro è a pochi soldi, il cuneo fiscale, a pochi soldi in tasca da spendere. Questo problema mi pare che Renzi purtroppo non lo stia affrontando con la dovuta decisione. O si parte da qui o ci ritroveremo sempre che qualsiasi governo continua a difendere il grande capitalismo finanziario, si fa ostaggio delle grandi banche, ma poi alla fine le piccole e medie imprese, che sono quelle che sono in grado di dar lavoro, non riescono ad avere quell'ossigeno per far rilanciare il paese. Ponte Istat, un immigrato una volta registrato riceve un reddito mensile di 900 euro e altri 900 vanno a chi lo ospita. Diego Mirato, se vuole continuiamo a parlare di lavoro. Io volevo dire, a proposito dell'ossatura del paese, che è effettivamente quello delle piccole e medie imprese, che è l'ossatura del Veneto, tante volte dimentichiamo che l'Italia è il secondo paese manifatturiero d'Europa dopo la Germania, quindi siamo una forza economica sul manifatturiero molto importante e ci dimentichiamo spesso che questo sistema va aiutato. Io so, in Veneto c'è Veneto Sviluppo. Pare che ultimamente questa struttura stia effettivamente diventando una struttura che ha attenzione alle piccole e medie imprese. In questa fase in cui il credito alle imprese è diventato il problema, perché le banche non davano più finanziamenti se non a chi era assolutamente solido, cioè davano l'ombrello quando usciva il sole e quando piove te lo tolgono. Veneto Sviluppo pare, almeno dagli ultimi dati, dalle proiezioni che vediamo, dalle dichiarazioni anche entrando nel sito, che effettivamente dia una mano effettiva con anche un monte milioni sostanzioso da erogare alle imprese attraverso confidi, attraverso questi sostegni al credito. Io dico che queste realtà devono diventare trasparenti. Il problema della nostra regione, quando parliamo di infrastrutture che si bloccano, sistema ferroviario, metropolitano, regionale, assolutamente necessario, infrastrutturazione stradale, quella che è stata progettata va portata avanti proprio perché la connessione ci fa essere competitivi. Allora io dico trasparenza. In regione, il governo regionale,
tutte le spese della regione e tutte le entrate della regione, il bilancio regionale, comprensibile anche al comune cittadino e assolutamente trasparente. Solo questo dà futuro e dà speranza, solo questo porta a evitare tutte le vicende di corruzione che abbiamo visto, questo dà futuro al Veneto. Allora c'è un elemento che non avevamo considerato, c'è chi dice che il weekend in cui si voterà c'è anche un evento sportivo, è moto. Delle moto. C'è Imola. C'è Imola, no? Quindi no, questo so, è un elemento. Punto di domanda, non lo so, io non le hanno studiate tutte per far stare a casa gli elettori. Ma ci sarà l'astensionismo secondo lei? Purtroppo abbiamo più volte avuto modo di constatare che soprattutto l'elettorato di centrodestra, se ci sarà bel tempo, purtroppo sarà preso anche dal ponte, quindi ci sarà un calo. Ci auguriamo di no, noi continuiamo tutti i giorni nei mercati a spiegare alla gente comune che è importante che vada a votare, dopodiché che scelga di votare chi vuole, ma l'importante è che vada a votare. Chi non va a votare lascia agli altri la decisione, è inutile poi andarsi a lamentare se le cose vanno male, se quando uno è chiamato al voto non va a votare, anche perché a differenza di quanto avviene per le elezioni di parlamentari nazionali, dove lì purtroppo la legge che è stata peggiorata adesso con l'Italicum non dà il diritto al cittadino di scegliere da chi farsi rappresentare, perché sono le segreterie dei partiti nazionali che si nominano i parlamentari. Per la regione del Veneto invece il cittadino ha il diritto di scegliere da chi farsi rappresentare e quindi è importante andare a votare, barrare il simbolo del partito che più ci aggrada. Io consiglio, ovviamente non posso fare consiglio di voto, però sono candidato per Fratelli d'Italia, ma scrivere vicino una preferenza, si può esprimere una preferenza solo e quindi è importante andare a votare e scegliere da chi farsi rappresentare per i prossimi 5 anni in Regione del Veneto. Sarà molto importante perché molte cose buone sono state fatte da questo governo regionale, da Zaia, ma se ne possono fare ancora di migliori e noi daremo il nostro contributo per migliorare il buon governo della Regione del Veneto. Solo per brevemente, perché dobbiamo chiudere. Sì, relativamente a quanto abbiamo visto prima sul servizio dei profughi, io vedo che qui siamo candidati tutti e siamo almeno 3 candidati della provincia di Treviso, giusto? Credo di sì. Io credo che dobbiamo prenderci tutti un impegno. Ho sentito parlare di politiche serie per il problema dei profughi e ho sentito parlare anche purtroppo della possibilità dell'utilizzo della caserma Serena alle porte di Treviso al confine con Casier per mettere queste persone, questi clandestini. Potrebbero andarcene a migliaia. Io credo che dobbiamo prendere un impegno, tutti i candidati in provincia di Treviso, perché questo non succeda. Potrebbe diventare una bomba dal punto di vista igienico-sanitario, potrebbe diventare un ghetto, potrebbe diventare un luogo di non ritorno, potrebbe diventare il Bronx di Treviso. Io spero che tutti i candidati nelle liste che si presentano agli elettori in provincia di Treviso non vogliano questo, non vogliano che le politiche siano queste. Io mi impegno per questo, visto che Treviso è la mia città, e spero che lo facciano anche tutti gli altri. Muraro? Ma sicuramente è un problema che accomuna un po' tutti. Io credo che la proposta che si vuole portare avanti è quello di un Veneto del fare, che si prendono delle decisioni sulle parti più importanti. Parlavo del piano energetico, sono anni che non è stato realizzato. Parliamo del piano agrifaunistico o del piano caccia-pesca della regione del Veneto. Parliamo di una riammodernizzazione di quelle che sono le strutture sociosanitarie che hanno 21 centri all'interno del Veneto. C'è tanto da fare ancora nel Veneto, questo non significa guardare con disprezzo ciò che è stato fatto, ma significa proporre una nuova sfida amministrativa dove si guarda l'Europa, i parametri di efficienza, economicità e di rapporto di servizio verso il cittadino. Allora, grazie a tutti, 23.03, adesso partono i nostri telegiornali, dopo un breve stacco vi ricordo che inizieremo nei prossimi giorni a registrare le interviste ai 6 candidati presidenti alle elezioni regionali e poi vi comunicheremo quando andranno in onda per fare in modo che abbiate tutti gli elementi, sempre più ampia e completa la documentazione che noi vi forniamo, insomma tutto il materiale che arriva anche da Focus, gli elementi, i programmi che vi così aiuti anche a decidere. Grazie a tutti, buonanotte e ci vediamo domani sera. Arrivederci. Arrivederci.
Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani. Zard Plus produce finestre, scuri e portoncini con tecnologia aliena.